Buonasera, ben ritrovati come tutti i lunedì sera qui a Dilettanti per Dire. Parleremo di Serie D ed Eccellenza, poi la settimana prossima ritornano anche promozione e prima categoria. Due ospiti di assoluto livello, reduci da forse la partita più interessante del passato fine settimana, il derby del Galli tra Stresa e Baveno. Abbiamo qui proprio il tecnico dello Stresa, Giancarlo Boldini. Ciao Giancarlo. Ciao, buonasera a tutti. Insieme a lui il portiere del Baveno. Prima si sono un po' così. Hanno fatto marcia indietro rispetto alla partita e Boldini ha detto: hai parato bene, eh? Alessio Chiaverini. Ciao Buonasera, Alessio. buonasera a tutti. Da questa partita vi chiedo subito come escono le due squadre, no? Al di là della vittoria, della sconfitta, dello Stresa, del Baveno, però cosa ha detto il derby, Giancarlo e poi Alessio? Ma il derby ha detto che siamo stati in partita per mezz'ora e loro potevano fare gol sulla traversa di Sogno, poi Chiaverini ha fatto due parate importanti. Preso il gol, secondo me abbiamo un po' subito troppo a livello psicologico e poi secondo il terzo abbiamo reagito 3-1, potevamo fare 3-2, però penso che sia un momento che a livello psicologico la squadra deve riprendere un po' le motivazioni che aveva all'inizio di campionato. Abbiamo fatto una sosta bruttissima, la società lo sa, non parlo mai dopo, ho parlato prima. E oggi ne stiamo pagando le conseguenze, non tanto a livello fisico che stiamo anche bene, proprio a livello mentale è una squadra che deve riappropriarsi di certe qualità morali, di squadra, voglia, e come eravamo all'inizio, sentirsi un po', no? Gli scartati di turno, mentre adesso siamo un po' altezzosi. Le parole del presidente, no, durante anche la sosta, ha un po' alzato l'asticella parlando di playoff. Sono stati un effetto boomerang queste parole? No, io penso sempre che nel calcio, come nella vita, devi sempre avere ambizione. Poi se ci arrivi, ci arrivi, se non ci arrivi, insomma, non dimentichiamo come siamo partiti e l'obiettivo qual era. Però giustamente quando sei lì, perché ti devi tirare indietro? Cioè, noi dobbiamo a maggior ragione provarci, provarci, perché se tu hai fatto bene l'andata, per il ritorno lo fai male male, alla fine torniamo tutti, allenatore compreso, quello che eravamo in partenza, e questa è una cosa brutta. Alessio? Noi il discorso è un po' diverso, nel senso noi riprendiamo un po' di fiducia, visto che comunque prima della sosta avevamo fatto un range importante, credo, di partite, perché avevamo fatto 9 risultati su 11 positivi. Poi c'è stata questa sconfitta immeritata per errori di singoli contro la Virtus Verbania e di conseguenza siamo andati a riposo natalizio con un po' di rammarico, perché sicuramente potevamo portare via dei punti in un campo importante e rimanere attaccati un pochino lì alla vetta. La partita con l'Orizzonti invece ci ha dato sicuramente dei buoni risultati, delle buone idee su quelle che potevamo fare nel derby e che poi effettivamente è arrivato. Ecco, quindi giusto così. Ecco, la domanda che ti faccio è questa, no? Ne ho parlato anche con qualche tuo dirigente. Io faccio fatica a comprendere quale vuole essere il ruolo del Baveno da qui al termine della stagione, no? Giancarlo ha evidenziato come sia stata una scelta precisa, quella di Certo. alzare un pochettino l'asticella e parlare di playoff anche per motivare i giocatori da qui alla fine dell'anno. Cioè, voi avete perso un giocatore importante come Travaini, non lo avete di fatto sostituito, quindi in tanti si chiedono. Cioè, qual è il ruolo del Baveno? Perché se perdi un giocatore, può essere una scelta tecnica, magari puoi pensare di sostituirlo. Voi invece non lo avete sostituito, voi intendo dire la No, società. certo, infatti appunto queste sono sicuramente scelte societarie, cioè noi ci siamo salutati il venerdì che giocavamo la domenica con la Virtus Urbania con Travaini in rosa e poi è arrivata la notizia invece che il sabato mattina è stata presa questa decisione, quindi quelle sono scelte sicuramente societarie. Certo è che a noi un punto di riferimento davanti così ci manca, anche se devo dire che alla realtà dei fatti, queste ultime due partite, il gruppo sicuramente si è più unito e facciamo di necessità virtù. Quelle poi sulle scelte societarie, io essendo un giocatore non posso entrare in merito. Però è normale che un aiuto anche da parte della società, sotto questo punto di vista, ci avrebbe fatto bene, ma a livello più che altro psicologico. Dire, Bravo. noi ci siamo per cercare di arrivare, visto che il gap non era enorme, sicuramente si poteva Ecco, assolutamente restringere. hai detto una cosa interessante, no? Dice, nemmeno troppo tra le righe, cioè il No. messaggio forse a una parte del gruppo, magari a voi senatori, non è piaciuto questo, cioè nel senso vi sareste aspettati una sostituzione di Travaini.
Ma quando la società, quando è venuta nello spogliatoio, sinceramente non ha detto né verrà sostituito né non verrà sostituita, ha detto solamente andiamo avanti così e vediamo cosa sta facendo. Noi ancora il mercato degli svincolati è ancora aperto, quindi magari qualcosa può succedere, altrimenti non è un problema, proveremo a vincere le partite come abbiamo fatto anche senza Travaini, assolutamente, quello è il nostro obiettivo. Ieri ho sentito, chiedo a Giancarlo e lo chiedo anche a te Alessio, no? Le parole di Sarri a proposito del mercato sempre aperto, no? Lui ha detto questa finestra che dura un mese e mezzo è penalizzante per gli allenatori, per i giocatori, falsa un po' il campionato. Chiedo a Giancarlo, chiedo ad Alessio se avete la stessa sensazione, cioè nel senso che anche tra i dilettanti c'è troppo tempo per fare mercato, non ce n'è abbastanza. Cosa pensi Giancarlo? Ma basta vedere le idee chiare. Noi abbiamo finito l'andata, anzi diciamo la prima di ritorno, vincendo con la Juve Domo, parlando con la società, con Pozzo e anche Rossi, abbiamo detto la salvezza se non facciamo disastri, ce l'abbiamo e vediamo di portare avanti un discorso anche dei nostri giocatori quindi abbiamo deciso insieme, magari Rossi voleva qualcosa in più perché Rossi giustamente lui è ambizioso. Però secondo me se devi buttare via dei soldi, io dico sempre, se devi buttare via dei soldi è meglio che li rischi in partenza, perché anche cambiando un giocatore secondo me non potevi avere dell'ambizione più di tot, quindi è all'inizio che al limite se vuoi investire devi investire e provarci. Durante l'anno se il tuo obiettivo ce l'hai vedi un attimino di barcamenarti lì, anche perché noi abbiamo lasciato andare via due giocatori, Dugnani e Lipari, fondamentalmente non abbiamo preso nessuno, abbiamo un giocatore che sta recuperando da un crociato, che però può essere un discorso anche di prospettiva. Alessio? Ma sì, sono d'accordo con il mister, cioè alla fine uno dipende quali sono gli obiettivi durante l'anno, è normale che se ti capita un infortunio, ti capita magari un giocatore che vuole andare via, se hai determinate ambizioni lo devi sostituire, altrimenti mercato proprio di riparazione, cioè se hai qualcosa da riparare. Non è detto che possa essere fatto o non fatto. Cioè, Borgaro, per esempio, che è primo in classifica, non ha fatto nessun mercato di riparazione, né a aggiungere né a togliere, perché hanno trovato un assetto tale che gli permette di poter fare il suo campionato. Dunque, a proposito di mercato, no? C'è stato ieri un infortunio in Serie D di un giocatore importante del Gozzano, che è Troiano. Ci saranno oggi e domani degli esami specialistici. È chiaro che qualora venisse evidenziato un problema serio al ginocchio, il Gozzano potrebbe intervenire sul mercato. Un nome che si fa è vicinissimo a Chieri, ma non è ancora chiuso, Didio, che ha rescisso il suo contratto con l'Albino Leffe, potrebbe a questo punto anche, in caso, ripeto, di infortunio grave di Troiano, facciamo ovviamente i debiti scongiuri, potrebbe diventare un obiettivo concreto del Gozzano, anche in chiave futura, quindi questa è una pista da tenere d'occhio. Ringraziamo anche Guido Ferraro che ci ha dato questa notizia. Prima di ritornare all'eccellenza, ci vediamo quello che è successo in Serie D, no? E poi vedremo anche le immagini dello Sporting, perché qui è un campionato decisamente aperto, no? Quello di eccellenza ieri probabilmente si è chiuso, questo di Serie D ha 3-4 squadre che in questo momento possono ambire a vincere il campionato, ovviamente la prima della classe Caronese, la Lavagnese, lo Sporting, il Chieri che nonostante la battuta dal resto di ieri pensa a rinforzarsi. Il Pinerolo, se è lì a 43 punti, merita di essere un po' più staccati appunto Gozzano e Sestri. Giancarlo, secondo te tra queste squadre che ho nominato qual è quella che ha qualcosina in più delle altre? Per me le due che se la giocheranno, la Bagnese Sporting Bellinzago, la Coronese sul lungo non la vedo. Tanto la Bagnese ha fatto anche degli acquisti importanti nel mercato di dicembre e di gennaio, dimostrando di voler provare a vincere il campionato. Tra l'altro in quella zona devono esserci tanti soldi, perché c'è la Virtus Entella che è in Serie B, la Lavagnese che è protagonista in Serie D, il Sestri che è una squadra... Al mare si sta bene, effettivamente. Lì devono girare un po' di soldi perché sono sempre squadre ambiziose. La tua favorita?
Ma sì, anche secondo me la Lamagnese, visto ieri, io confidavo molto sul Gozzano, anche perché hanno preso un giocatore che è Fogacci, Alessandro, che io conosco perché ho giocato con lui ad Ancona e quindi so che valore può portare a una squadra sia a livello tecnico ma soprattutto a livello umano. Per me questo è stato un grande acquisto. Certo, questo infortunio di Troiano, sinceramente... Il fatto di essere rimasto in 10 dopo 8 minuti. È normale, è cambiata la partita e vediamo com'è, però secondo me poteva rientrare alla grande il Gozzano in questa corsa. Sì. Andiamo a vederci dunque la vittoria in rimonta dello Sporting Bellinzago 2-1 ad Armalitaggio. Seconda vittoria consecutiva dello Sporting Bellinzago che passa 2-1 in rimonta ad Armalitaggio e tiene il ritmo di Caronnese e Lamagnese. Tre punti d'oro per i gialloblu che hanno dimostrato di essere tornati in palla dopo i KO a Borgosesia e Lavagna. In cronaca, al minuto 11 l'Argentina passa in vantaggio, ma Trimarco, l'autore del gol, è in netta posizione di offside ed il direttore di gara, su segnalazione dell'assistente, giustamente annulla. Lo Sporting si fa vedere al 33esimo con un'azione insistita che vede protagonisti Chiara e Montante, i cui tiri sono respinti dai difensori liguri. Il risultato si sblocca al 41esimo. Rumadi se ne va in contropiede con un paio di finte manda a spasso i difensori dello Sporting, che con un preciso tiro fa secco Lentini, che nulla può nella circostanza. Nel secondo tempo lo Sporting comincia decisamente bene e costringe l'11 di casa nella sua metà campo. Al quarto d'ora arriva il gol dell'1-1. Punizione dal limite, destro di Cacciatore e palla nel sacco. Non paga del pareggio, la squadra del siciliano continua a premere e così al 23esimo il risultato cambia ancora. Carriero, uno dei migliori dei suoi, vince un paio di contrasti e da ottima posizione infila l'angolo basso con un tiro secco e preciso. Tre minuti dopo ci prova Trimarco, ma Lentini, sempre attento, non si fa sorprendere. Ed in pieno recupero il numero 1 gialloblu si merita lotto in pagella. Il suo intervento sulla punizione dell'ex 9 Bettini, entrato nella ripresa, è semplicemente sensazionale. Il suo volo all'incrocio dei pali salva la vittoria e vale più di un gol. Luca, abbiamo visto la parata, stavamo commentando la parata di Lentini, al 93esimo non male, no? Detto da due portieri, Giancarlo. Sì, parata decisiva, assolutamente. L'ultimo secondo, sicuro. Tra l'altro ringrazio anche Alessandro Zago, qualche volta devo anche tirargli le orecchie, ieri ha lavorato in condizioni, avete visto, abbastanza complicate, è stato messo per ragioni che non conosco sopra il tetto degli spogliatoi e non ha potuto lavorare dalla tribuna, insomma la struttura non è eccezionale, mi dicevano Alessi ad Armalitaggio, credo che però ci voglia anche il rispetto per chi lavora certo. E far lavorare delle persone e comunque partono al mattino alle 8 e tornano a casa alla sera a mezzanotte. In quelle condizioni, cartellino giallo, anzi tendente all'arancione per la società argentina, senza alcun ombra di dubbio. Adesso com'è il campo? Non è un granché, no? No, io me lo ricordo quando giocavo da quelle parti tra Sanremo e Imperia e loro facevano categorie un po' più basse, ma è sempre stata quella la struttura. Non è un campo secondo me adeguato a queste categorie. A proposito del campo, no? Poi ci sentiamo siciliano, insomma, anche qui eterna telenovela, no? Nel nostro territorio ci sono tante telenovele. Quando si tratta di opere pubbliche, il CEM finalmente è nato dopo una marea di polemiche a Verbagna, il palazzetto dello Sport di Gravellona è ancora lì, il Forlano, boh, questo stadio nuovo ci sarà, non ci sarà, io ho parlato con il tuo presidente, con Marco, non più tardi di 2 giorni fa, è chiaro che anche per una programmazione da parte della società deve arrivare una risposta, cioè o i lavori partono o i lavori non partono, ma credo che anche per onestà nei confronti dello Stresa che qualche investimento lo fa a 360 gradi, prima squadra settore giovanile, vada data nelle prossime settimane, Giancarlo. Sì, anche perché se sapevamo che la situazione era questa, secondo me dovevamo sfruttare il nostro campo, un conto giocare a Stresa, un conto giocare a Baveno, con tutto rispetto, avere il tuo campo secondo me è meglio. Anche perché, correggimi se sbaglio, non è che debbano essere fatti chissà quali lavori al Forlano per ottenere l'omologazione d'eccellenza ed eventualmente anche la possibilità di ospitare la Serie D, anche perché, ripeto, io qualche struttura di Serie D l'ho vista, ho visto anche qua del Castellazzo recentemente, Forlano è meglio del campo di Castellazzo. Io sono ignorante in materia, però secondo me terrei sempre il mio campo, fare le modifiche che devo fare, intanto... Stresa, che sia qua, che sia su, che sia giù, non è che farà 10.000 spettatori, secondo me è bellino, a me piace il Forlano, dico la verità, ristrutturare un attimino intorno le tribune, fare quello che bisogna fare, però
Io terrei quello. E mentre ci sentiamo le parole di Siciliano, chiediamo anche a Giulia magari un quadro economico, perché dietro le quinte, e quindi chiedo anche a lei magari, perché mi risulta essere stato fatto uno studio di fattibilità sull'eventuale restyling del Forlano. Ci sentiamo Siciliano, intanto io prendo le notizie da Giulia. Tre punti veramente, veramente importanti, tre punti veramente portati a casa con determinazione, con sacrificio, con impegno. Sono veramente contento perché il primo tempo effettivamente come se non fossimo scesi in campo. Abbiamo veramente faticato in tutto e per tutto, abbiamo concesso veramente tanto e anche troppo, e il gol un po' testimonia la nostra situazione, come eravamo scesi in campo. Secondo tempo devo dire che abbiamo reagito veramente in modo importante, in modo determinante, convinto, con grande voglia di ribaltare, e ci siamo riusciti, e bravi, complimenti, portiamo tre punti a casa fondamentali contro un'ottima squadra. Giochiamo in casa con Rapallo, un'altra partita veramente difficilissima. Mi sembra che oggi abbia battuto anche il Chieri, è una squadra forte, una squadra che dopo il mercato invernale si è assolutamente rinforzata e perciò farà un campionato di ritorno importante, perciò un'altra avversaria veramente forte da affrontare, cercare di affrontare come abbiamo affrontato il secondo tempo, perciò dobbiamo ripartire da questo secondo tempo per poter continuare questo cammino. Però devo dire che siamo soddisfatti e speriamo con Rapallo di continuare, appunto. Un risultato un po' bugiardo, perché l'Argentina ha fatto una grossa prestazione, specialmente il primo tempo, dove ha creato tante occasioni gol. E poi i particolari hanno fatto la differenza. Nel secondo tempo il tiro di Leo, palo che esce, loro invece punizione, palo ed entra, e poi niente. Secondo me, come dicevo prima, l'Argentina non meritava assolutamente di perderla. Abbiamo sentito le parole di Siciliano, del mister dell'Argentina. Nel frattempo abbiamo anche sentito da Giulia che è stato fatto questo progetto, questo studio di fattibilità per la ristrutturazione del Forlano, con un prefabbricato per il terzo spogliatoio, la recinzione, la seconda entrata o uscita, se preferite, per i tifosi ospiti che c'è già, l'eventuale campo sintetico, una cifra che balla tra i 250 e i 300 mila euro. Io dico sempre, è meglio spendere 250 o 300 mila euro o spenderne 2, 3, non lo so, per fare la struttura nuova? Secondo me, quando una struttura non è fatiscente, è funzionale, può essere migliorata, perché non migliorare quella che c'è? Giancarlo? Sono pienamente d'accordo, anche perché è una storia e insomma mi spiace sempre, per come la vedo io, distruggere il passato a me non piace, e quindi sono per la ristrutturazione sicuramente. Alessio? Sì, è giusto, anche perché loro hanno lì il suo campo, visto che io non ci ho mai giocato, non so assolutamente com'è, però sentendo voi credo sia in condizioni buone, solo da fare qualche piccolo lavoretto, quindi non vedo quale possa essere il problema per farlo. Prima di tornare all'eccellenza, abbiamo detto del Gozzano, dello Sporting, vi chiedo a vostro giudizio, anche se Giancarlo mi ha un po' anticipato, nel senso che mi ha detto che a suo giudizio la favorita per la vittoria del campionato dello Sporting insieme alla Lavagnese, però credo che entrambe stiano dimostrando che con programmazione, con attenzione e con lungimiranza si possa essere anche protagonisti in Serie D a dispetto di tante cose. Giancarlo e poi Alessio. Beh, sicuramente il signor Massaro è una persona che ha ambizione, ha potenza, è riuscito tutti questi anni comunque a creare uno staff, a creare delle persone che comunque la pensano come lui, perché lui è una persona un po' particolare. E deve avere gente vicino che sia vincente come lui, e penso che lo meriti anche, e per tutto quello che ha dato si meriti questa soddisfazione di poter provare un campionato professionistico, almeno per un anno, poi uno fa quello che vuole, però penso che la famiglia lo merita. Adesso. Ma sì, ci sono realtà come magari è successo a Bra, come è successo a Cuneo, dove magari con un buon organico, un buono staff, hanno raggiunto degli obiettivi sicuramente ottimi, quindi perché non lo può raggiungere un Bellinzago? Assolutamente, cioè loro hanno dimostrato già l'anno scorso, che poi quando a dicembre è stata fatta questa rivoluzione erano lì anche l'anno scorso, di conseguenza hanno le potenzialità per poterlo fare, è giusto che ci provino e che magari possono far bene anche in categoria superiore. Secco, è finito il campionato di eccellenza ieri? Secondo me sì. Giancarlo? Sì, penso di sì, a meno di disastri è finito, anche perché non c'è
l'unica vera antagonista sulla carta poteva essere la Juve Domo, perdendo questo scontro diretto, secondo me 10 punti il Borgaro non li perde. Alessio? Non li perde anche perché io conosco bene 3-4 giocatori della squadra, conosco benissimo l'allenatore e sono sicuro che portati anche sull'ali dell'entusiasmo, basta vedere, io 2-3 anni ormai che gioco in queste categorie e sono stato a Borgaro sempre, mai stata così tanta gente, mai stato così tanto entusiasmo, sono sicuro che la società di Perona non si lascerà scappare questa opportunità. Andiamo a vederci dunque questa vittoria 1-0 della Borgaro contro la Juve Domo. La partita più attesa del campionato di eccellenza ha visto vincere il Borgaro per 1-0 grazie a un gol nel finale di Zigliani. Una partita bellissima in un'atmosfera di ben altre dimensioni rispetto all'eccellenza. Merito di due grandi tifoserie. Andiamo subito in cronaca. Al decimo parte meglio il Borgaro di Russo e si rende pericolosissimo con Geografo, ma Fiorino ci mette i pugni. I ritmi sono altissimi e lo spettacolo in campo e in tribuna è di alto livello. Al quindicesimo punizione per i padroni di casa e Del Buono, splendido regista del Borgaro, va a lato di poco. Al ventiduesimo altra opportunità per i torinesi, Pagliero per Garofalo che lambisce il palo. Al ventiquattresimo altra fantastica trama offensiva del Borgaro, tiro leggermente deviato di Geografo e Fiorino compie un balzo felino evitando l'1-0. Nella ripresa meno occasioni da gol, ma complessivamente meglio anche la Juventus Domo. Al 28esimo Ado riceve in aria, si gira ma non becca lo specchio. Al 35esimo grande chance per il Borgaro su corner con Capitan Ferrarese, ma il pallone sfiora soltanto l'incrocio. Al 44esimo azione manovrata sulla destra dal Borgaro, rimasto in 10 qualche istante prima per il doppio giallo a Garofalo, e il traversone favorisce l'inserimento sul secondo palo di Zigliani che va in rete. Come all'andata, è il gol di Zigliani a chiudere un grande match molto intenso e maschio e a portare sempre più su il Borgaro di mister Russo. Dunque, abbiamo visto le immagini, no? Io sono solito parlare sempre dei numeri, no? Ho fatto un'analisi questa mattina, sono andato a vedere il rendimento delle prime 5 in classifica e ho scoperto, non è che l'ho scoperto, i numeri sono lì per tutti, che il Borgaro ha perso una sola partita in 20, su 20 giornate, ne ha pareggiate 4, ne ha vinte 15, la Juve Domo ne ha perse ben 7 rispetto alle 4 che ha perso, o 3 addirittura, della Virtus Verbania, e dato statistico significativo, la Juve Domo ha perso 2 volte contro il Borgaro, una con la Virtus Verbania, una con gli Orizzonti, 2 con lo Stresa, che ha vinto negli scontri diretti contro il Baveno e il Varallo e Pombia. Cosa significa questo, Giancarlo e Alessio? Non lo so cosa può significare. Io dico che la Juve Domo è sicuramente un'ottima squadra. Ma come la Juve Domo io ci metto sicuramente la 9. Per me la 9 è oggi, a livello di giocatori, io se mi dicessero che squadra vuoi allenare, allenerei la 9, perché conosco benissimo i giocatori. Altri giocatori davanti, Ravasi, De Laurentiis, Secci, rientrato. Sì, ce l'hanno in pochi. La coppia centrale, Canino Bonato, sicuramente la migliore del campionato. Agnesina a mezzo del campo, lasciano fuori Bertola. Quindi direi che Virtus Verbania, la 9, Juve Domo, Baveno. Ecco, lascio fuori anche l'Orizzonte. Queste sono le squadre che secondo me faranno i playoff. No, faranno i playoff. A livello tecnico e loro devono arrivare davanti alle altre. Il Borgaro ha qualcosa in più, penso più che altro come mestiere e come gioco. Forse è una squadra che rispetto alle altre, oltre ad avere i giocatori, gioca anche a calcio e quindi è lì per quello. Alessio? Ma più che altro perché il Borgaro non subisce mai. Cioè io, anche ritornando un attimo alla nostra partita, faccio un flashback, non credo che il Baveno abbia strameritato la vittoria ieri, cioè non l'ho detto prima col mister, lo ripeto adesso, sono state occasioni da tutte e due le parti, c'è chi ha finalizzato e c'è chi non ha finalizzato per vari motivi. Il Borgaro, anche vedendo la partita, io la Juve Domo non l'ho mai vista attaccare, non ho mai visto mai la maglia del portiere, quindi effettivamente è dura andare a valutare una partita così. Poi poteva finire ugualmente 0-0 perché ha segnato al 93esimo, ma la supremazia sul campo è stata netta.
E questo è tutto l'anno che è così, perché io posso ricordare forse la partita con il Varallo Pombia o poche altre dove sì, il Bondoro è stato messo un po' alle corde. Le altre partite l'ha sempre impostate e in una maniera o un'altra vinte e ha subito poco, quindi no, sicuramente è una cioè, miglior difesa insieme. Allora, voi siete la seconda, terza. Sì, adesso con i tre gol di domenica, perché prima di sabato eravate. Però possiamo migliorarci. Eravate la seconda. Andiamo a sentirci le parole di Licio Russo e di Alessandro Eck. Mi sono divertito, infatti dicevo ai miei collaboratori in panchina, bella partita, vibrante, partita vera, due squadre che comunque non volevano pareggiare, volevano vincere, con moduli diversi. Noi per esigenze tattiche abbiamo cambiato un po' modulo perché avevamo tanti infortunati, soprattutto giovani, quindi ho dovuto fare l'incensione della virtù, rispettando l'avversario che so che è forte, soprattutto nella zona davanti. Allora ho detto facciamo una partita intelligente, però con la, tra virgolette, carogna agonistica. E devo dire che i ragazzi miei hanno dato veramente tutto. Mi spiaceva per il pubblico, che ce n'era veramente tanto, che potesse finire 0-0. E poi va bene, la buona sorte ci ha aiutato alla fine a far gol, però è un gol che abbiamo comunque sempre cercato dal primo minuto fino all'ultimo. Non siamo stati lucidi, un po' sfortunati nella conclusione di alcune situazioni da gol. Il portiere ora ha fatto un grande intervento in primo tempo, però onestamente la partita a me è piaciuta tutta, ma la mia squadra è piaciuta veramente di più. Avevo parlato un girone fa, quando vi avevo visti al Curotti, di equilibrio per sintetizzare la vostra squadra, e dico che l'equilibrio è rimasto se non aumentato in questi mesi, perché anche oggi una quadratura perfetta, soprattutto dietro, sempre attenti, hanno arginato perfettamente i suoi tre difensori, un tridente delle meraviglie del campionato d'eccellenza. Sì, infatti dicevo prima, abbiamo fatto di necessità virtù, abbiamo fatto giocare un esterno basso 98, un centrocampista 98, l'altro esterno che era addotto era da tanto che non giocava, quindi poteva avere problemi di tenuta atletica, infatti si è visto poi dopo la fine, però ecco, mi è piaciuto veramente lo spirito battagliero della squadra, sì, ma la parte tattica l'ha fatta perfettamente, abbiamo arginato tutto quello che si poteva fare con i grossi attaccanti e centrocampisti che aveva la Juve Domo, e quindi quel lavoro lì l'abbiamo fatto perfettamente, dovevamo solo fare alcune giocate sulle ripartenze, le abbiamo fatte, abbiamo chiuso la partita, ripeto, alla fine, però potevamo farlo un pochettino prima, ma ribadisco che comunque la Juve Domo rimane una grande squadra e noi siamo una grande squadra lo stesso, onestamente, non è presunzione però è la verità, oggi sono contento per questo. E adesso il vantaggio è aumentato sulla Juventus Domo e anche comunque in generale sulla prima inseguitrice, e cosa pensa questo Borgaro? Il traguardo si sta avvicinando, siamo ancora in curva, non siamo ancora sul rettilineo, però si sta inevitabilmente avvicinando il traguardo. Allora, la nostra forza di quest'anno, devo dire, il nostro obiettivo primario non era vincere il campionato, lo sanno tutti. Viviamo la giornata, quindi adesso come adesso stiamo già pensando alla partita, festeggiamo ancora oggi, ma pensiamo già alla partita prossima con Livrea Banchette. Quindi noi dobbiamo vivere la giornata, non dobbiamo fare calcoli perché non ci spetta, non dobbiamo essere noi a farli, viviamo la giornata e affrontiamo partita dopo partita. Ovviamente sono un po' più contento oggi che, voglio dire, le squadre che ci stanno inseguendo hanno pareggiato, quindi il Verbania e l'Orizzonte mi sembra che abbiano pareggiato, quindi abbiamo preso altri due punti. Il dato di fatto è che siamo a più 10, vero, ce li teniamo stretti, ma con questo vuol dire ancora rafforzare la nostra convinzione di poter arrivare fino alla fine. Poi il bello di questa società è proprio che non ti mette veramente pressione, quindi noi stiamo facendo il campionato che dobbiamo fare senza alcun tipo di pressione. Siamo noi che piano piano, man mano che vanno avanti le partite, cominciamo a crederci. Questo sì, è ovvio, sarebbe da stupido non farlo, però non dobbiamo trascendere in presunzione. Una partita bellissima è stata prima di tutto, anche se poi alla fine è andato male per voi il punteggio con l'1-0 di Zigliani all'ultimo, però sulle tribune ci siamo divertiti perché abbiamo visto giocare a calcio e non è sempre così in questo campionato. Sì, magari era meglio giocare un po' peggio, ma riuscire a portare a casa la partita poi del calcio così, loro secondo me hanno meritato la vittoria. E meritano di vincere il campionato perché sono una squadra veramente quadrata, forte, sia dietro, davanti, centrocampo, in porta. Per cui bravi loro, e noi adesso obiettivamente dobbiamo puntare ai playoff e arrivare col secondo posto in campionato. Certo, è anche oggi il vostro fattore positivo sicuramente, che è l'attacco, dove tu ci sei sempre, ha avuto qualche opportunità con spazio aperto, non sempre perché come abbiamo detto anche in precedenza è sempre stata molto quadrata la squadra di Mister Russo. Voi comunque qualche volta siete riusciti a perforare la retroguardia, ma era veramente difficile fare di più di così.
Sì, è vero, l'unico rimpianto che possiamo avere sono state quelle 2-3 occasioni che ci hanno concesso loro e purtroppo non siamo riusciti a sfruttarle. Peccato, peccato, come ti ho detto dobbiamo guardare avanti e fare il nostro campionato. E anche per quanto riguarda il finale di questa partita, loro sono rimasti in 10 per l'espulsione di Garofalo e voi avete subito un gol anche, per carità, molto ben strutturato, però è sempre maggiore il rammarico prendere il gol con l'uomo in più quando magari potevi vincerla. Era meglio non buttarlo fuori allora, se vediamo su questo punto di vista. No, comunque sì, loro, come ti ho detto, sono quadrati, per cui sono riusciti a sopperire bene alla mancanza del numero 11, se non sbaglio. E noi purtroppo ci siamo fatti cogliere impreparati su quell'occasione lì. Peccato. Dunque abbiamo sentito le parole di Licio Russo e di Alessandro Ecca. Allora facciamo una cosa, no? Facciamo un passo indietro perché andiamo a vederci, a rivederci il derby Stresa-Baveno con la vittoria 3-1 del Baveno. La vuoi rivedere, Giancarlo? Io ho visto tutta la partita ieri sera, quindi... Vabbè dai, ti facciamo rivedere lo stesso anche ad Alessio. Vediamo il servizio. Baveno batte Stresa 3-1, e questo l'esito del derby che si è disputato sabato pomeriggio in anticipo. Un Baveno che quindi prosegue la sua striscia positiva dopo il pareggio di domenica scorsa, mentre per lo Stresa incassa la seconda sconfitta consecutiva. C'è tanta gente al Galli per il derby. Derby che entra subito nel vivo dopo 90 secondi. Cherchi entra in area e mette in mezzo per Sogno. Il palo dice di no alla conclusione del fantasista argentino. Risponde lo Stresa al 14esimo con Tiboni che ci prova dal limite. Chiaverini respinge con una mano. Passa un minuto e Cherchi raccoglie una conclusione di Sogno ed esplode un destro che viene deviato in calcio d'angolo da Barantani. Doppio intervento al 21esimo di Chiaverini che si oppone a Cabrini, sempre assistito da Tiboni. Al 25esimo Sogno ruba palla a Cassani in area, danza sul pallone e lo serve a Piraccini, provvidenziale la chiusura di Micheli. Il gol per il Baveno è nell'area e giunge al 27esimo con Erbetta che raccoglie un pallone che attraversa tutta l'area e batte il portiere dello Stresa. Tiro cross di Piraccini servito da Sogno al 42esimo con Barantani che non si fa sorprendere. Avvio di ripresa un attimino più timido, il secondo tempo che si scalda poi dall'11esimo in poi. Piraccini prende in velocità sulla sinistra e mette in mezzo per Sogno che prova una rovesciata che diventa un assist per Erbetta. Barantani di piede ci mette una pezza. Al 19esimo palla dentro di Micheli per Cabrini con Chiaverini che è provvidenziale di piede. Nel giro di 5 minuti tra il 23esimo e il 28esimo il Baveno mette la parola fine sul derby. Al 23esimo appunto Cherchi recupera palla e dal fondo crossa per Sogno che anticipa tutti e raddoppia. Passano 5 minuti, Frascoia serve Ramalo che in diagonale batte ancora Barantani. Lo Stresa prova a riaprire il match e al 33esimo Faraci, servito da Cassani, mette a sedere anche Chiaverini e realizza il gol della bandiera. Sull'espulsione di Cabrini al 43esimo termina però il match. Dunque la festa dei tifosi del Baveno era una partita particolare per i vostri tifosi, Alessio, poi chiedo invece a Giancarlo rivedendo a dove ha sbagliato lo Stresa. Alessio? Ma sì, è una partita che comunque è sentita da tutto l'ambiente, sia dalla parte della dirigenza che sicuramente anche dai tifosi che, come abbiamo visto, non hanno fatto mancare il loro supporto assolutamente. Sono rimasti giù, cioè a parte quelli della Juve Domo, gruppi organizzati solo... Sono loro, Juve Domo e Baveno? Sì, credo Juve Domo e Baveno. Ma... guardo anche Giulia, non mi ricordo altri gruppi ultras assolutamente. In... ma però sicuramente fa sempre piacere assolutamente averli dietro, che è sempre una marcia in più. Magari Barantani un po' meno. Perché era un po' più... quella purtroppo è lo scotto da pagare per i portieri avversari. Sempre. No, per la famosa frase che aveva detto qui a Dilettanti per dire a... non so, settembre-ottobre aveva detto che il campo di Baveno faceva... non era granché, quindi si erano segnati. Giancarlo, cos'è che non è andato? Non è andato che la loro catena di sinistra, Ramalo e Cherchi e Piraccini, pur cambiando più di una volta, alternando le due ali, i due terzini,
ci hanno massacrato in quella zona lì, e in particolar modo un giocatore che secondo me ieri è stato, cioè sabato è stato un giocatore fuori categoria, Kerchi, che... Ecco, volevo arrivare qui, è il miglior centro, è nella top 5 senza alcun ombra di dubbio di questa eccellenza, cioè ha veramente tutto, corsa, tecnica, leadership, cioè veramente un giocatore straordinario. Un giocatore incredibile, veramente, poi ieri proprio me l'ha dimostrato, inserimento, passaggio, fase difensiva, fase offensiva, rifinitura, quello che un po' noi manca, cioè anche l'ultimo passaggio, cioè è un giocatore che non si capisce come possa giocare in eccellenza, comunque il calcio è strano, quindi si capisce per quello. Adesso c'è... No, non c'è poco da dire, ci appallano i risultati, ma non lo sappiamo, noi ci alleniamo tutti i giorni, sappiamo quali sono le nostre forze, assolutamente, ma anche la coppia, sia lui che Frascoia, l'anno scorso hanno vinto un campionato e non è mai facile vincerlo in qualunque categoria, noi le nostre forze le sappiamo, c'è stato qualche partita dove i singoli sinceramente quest'anno a Baveno sono mancati, la differenza tra il Baveno dell'anno scorso e il Baveno di quest'anno è questa. E infatti parlo dell'anno scorso apposta perché io faccio parte dell'anno scorso, loro non c'erano e quindi parlo dei singoli di quest'anno. Allora, prima di sentirci in intervista e andare anche in pubblicità, chiedo questo invece a Giancarlo. Cabrini è un po' nervoso nelle ultime partite, no? È stato espulso? Purtroppo niente, ha qualche problemino a casa, personale, purtroppo nervoso. Lui non avrebbe giocato ieri, dico la verità, doveva giocare Trotta. E il problema è che Trotta ha fatto una radiografia, una fratturina alla rotula, e quindi lui ha giocato e di conseguenza ha lasciato fuori Viganò per far giocare Cuda come 97 in qualche maniera. È un po' nervoso, sì, un po' nervoso. A me è un giocatore che piace in maniera clamorosa, cioè secondo me parlavate prima dei giocatori, cioè parlavamo di Kerchi, Cabrini con il talento che ha è un altro giocatore che in eccellenza è sprecato per il talento che ha, poi magari ha qualche altro limite, no? Perché altrimenti non sarebbe in eccellenza, però è un giocatore che con i piedi fa cantare il pallone, cioè è una cosa oggettiva, no? Giancarlo sorride, e quando sorride è pericoloso, eh? No, perché anche al circo con i piedi la girano bene. È un ragazzo che delle qualità è importante, arriva da un'annata dove lui ha fatto 9 partite, si è strappato, è ripartito con noi, avrebbe fatto promozione. Però condivido quello che diceva forse la tua trasmissione, ha detto Casella, qualcun altro, è un giocatore delle potenzialità enormi, ma se non riesce a entrare in un contesto di squadra, e lui lo sa, gliel'ho già detto, lui ha tutto per entrare, per diventare giocatore, ma così no, lui deve imparare a giocare con la squadra, con la squadra. Sentiamoci l'intervista e poi andiamo in pubblicità. Marco, verrebbe da dire accidenti alla pausa, perché due partite, due sconfitte, 3-1 di oggi è forse un po' bugiardo, perché Chiaverini fino all'ultimo è stato impegnato. I portieri fanno quello che devono fare, devono parare, però non ho visto, primo tempo abbiamo avuto occasioni per stare in vantaggio, loro hanno segnato, sono stati bravi, cinici, secondo me punteggio eccessivo, non hanno rubato nulla, no, ci può stare la vittoria, ci mancherebbe, però non mi è piaciuto l'atteggiamento della mia squadra, nel senso che la pausa effettivamente ci ha fatto più male nella testa che non sulle gambe, perché lo si è visto fino alla fine, la squadra corre, la squadra è allenata, però è tutto su delle individualità. E con le individualità non si va lontano, o hai dei giocatori dei fuoriclasse, tipo quelli della Juventus, e allora magari vinci lo stesso, ma noi non ce li abbiamo. Il problema è che soffriamo anche tanto in mezzo al campo, giocatori di esperienza che secondo me, non lo so, la squadra, mister si è lamentato che durante l'inverno la squadra non ha avuto l'intensità e la testa giusta per allenarsi, e oggi paghiamo le conseguenze di un atteggiamento da squadra che così non si potrebbe salvare. Ecco, così non si potrebbe salvare, però i punti sono già stati messi in cascina, si pensava ai play-off. Però bisogna appunto cambiare registro. Io confido che il registro verrà cambiato, anche perché se non fosse così ci penso io a farlo cambiare, nel senso che un'agonia, gliel'ho già detto giovedì, di girone di ritorno non la voglio vivere, non la voglio vedere, per cui non credo, dato che è un bel gruppo questo, un gruppo di ragazzi intelligenti, per cui credo che capiranno, altrimenti gliela faccio cambiare io e il mister. Vittoria 3-1. Forse il risultato è largo, però la vittoria è meritata.
Ma sì, lo dicevo prima ai tuoi colleghi, il calcio è strano, nel senso avevamo raccolto un punto fra Verbania e Orizzonti, magari che era poco rispetto a quello prodotto, cioè domenica scorsa con Orizzonti credo che forse ci stavano 3 gol nostri, non abbiamo fatto 1-1. Oggi credo che il risultato sia al di là di quanto prodotto sul campo, nel senso che noi abbiamo avuto 4-5 palle, ne abbiamo capitalizzate 3, loro ne hanno avuto qualcuna e in qualche occasione è stato bravo il nostro portiere e qui è spiegato il risultato. Poi c'era vento, il campo era abbastanza gelato, non erano le situazioni ideali per giocare una buona partita, anche se è stata una partita bella e corretta, voglio dire. Però ecco, sono 3 punti importanti che vi permettono, oltre che di scavalcare lo Stresa, di rientrare nel giro playoff. Sì. Eravate usciti marginalmente. Sì, diciamo che in questo momento l'obiettivo nostro, l'obiettivo finale è arrivare comunque ai playoff e soprattutto una cosa importante è aver battuto lo Stresa, perché è la prima squadra di quella in lotta playoff fra Pombiese, Verbania, Virtus Verbania, Domo, Borgaro che battiamo. Non avevamo mai vinto uno scontro diretto finora in questo campionato di quelli importanti. Abbiamo fatto filotto ma con 2 squadre media e più bassa classifica, quindi è la prima volta che cogliamo 3 punti con le squadre che lotteranno per i playoff. Ecco, tra l'altro adesso le incontri tutte. Sì, noi abbiamo l'inizio sempre più difficile, nel senso incontriamo le prime 7-8 giornate quasi tutte le prime della classe e vediamo di fare più punti di quelle che abbiamo fatto l'andata, ma più o meno le abbiamo già fatte, perché abbiamo fatto l'andata, abbiamo fatto 7 partite, 4 punti, adesso siamo già a 4, speriamo di non fermarci. Allora, prima di andare in pubblicità, messaggio chiarissimo dal tuo presidente Giancarlo, eh? Sì, sì, ma noi ne avevamo già parlato, io col presidente è già un mese che ne abbiamo parlato, lui sa benissimo, a me non piace mai parlare dopo, perché dopo sembra sempre che sono degli alibi, la situazione io l'ho captata, purtroppo è come quando hai dei figli, sai come sono, no? Nel momento che sono giusti, un po' meno giusti, ecco, noi abbiamo staccato un po' troppo, adesso stiamo creando situazioni negative perché poi adesso poi con il nervosismo, con altre cose, noi domenica andiamo a Greville, 11 giocatori più un cambio, perché avremo 3 squalificati, 2 o 3 infortunati, quindi se va tutto bene ne abbiamo 11 più 1. Quindi poi le disgrazie non vengono mai per caso, certo. Ma te le cerchi, come quando dicono hai fortuna, è fortuna perché la fortuna sì, te sì. La meriti. In questo momento qua dobbiamo veramente dare una sterzata nella maniera giusta. E credo che giustamente debba essere la società in questo momento. A farlo, certo. Andiamo in pubblicità, poi torniamo qui a dire tanti. Prima di andare a vederci anche Virtus Verbania 9, avevi un saluto da fare, no Giancarlo? Sì, volevo salutare il nostro direttore, che è quello che sta peggio di tutti, è Pippo Biscuola. Ciao Pippo. Oh, ok, alle Maldive, alle Bahamas. Come no? È alle Maldive. Beh, scusami, Aumegna, è Vista Lago. Quindi è un posto meraviglioso, vicino a casa mia. Salutiamo anche noi Pippo Biscuola, andiamo a vederci l'1-1 tra la Virtus Verbania e quella che Giancarlo Bollini dice essere in questo momento come organico una delle big, vale a dire la 9. Finisce 1-1 la gara del Pedroli tra Virtus e Verbania 9, con le squadre che segnano un gol per tempo, passa in vantaggio la Virtus nella prima frazione di gara, pareggia la 9 nella ripresa. Andiamo a vedere le azioni che hanno caratterizzato la gara. Passa in vantaggio subito la Virtus dopo 4 minuti con un errore in fase di disimpegno di Biano, con Rognone che ne approfitta, salta Bonassi e deposita nella palla vuota la rete dell'1-0. Ci prova il 10° Pastorelli e il suo tiro secco prende in pieno la traversa. Poi è bravo Bonassi a uscire basso su Cataruozzolo, poi la palla va dalle parti di Brico che non riesce a servire nessun compagno. Nella ripresa ci prova Secci, ma la sua conclusione termina alta sul capovolgimento di fronte, il tiro di Manfroni viene respinto da Bonassi. Ci prova poi con un colpo di testa Ravasi al 20°, poi al 22°. Non trova Rognone il tempo per il tiro e l'azione sfuma, arriva al pareggio della 9 con il cross di Secci e il gol di Ravasi che va in anticipo su Beltrami. Poi ci prova ancora con il cross di Secci con Baldo che mette in angolo, sul conseguente angolo c'è un controcross di Canino con il colpo di testa di Ravasi che si stampa sulla traversa, poi Beltrami riesce ad allontanare il pallone. Proteste ospiti per un mano di Baldo in aria al 40°, l'ultima occasione per la Virtus Verbania, dagli sviluppi di un angolo, calcia secco da fuori a Bagnano, Bonassi è bravo nella respinta, non succede niente nonostante i 4 minuti di recupero, termina 1-1 la gara del Pedroli tra Virtus Verbania e 9. La Virtus, che
che pareggia in casa con la 9 è un buon risultato o non è un buon risultato? Perché a fine partita mi risulta che il presidente non fosse contentissimo, però... Io dico che hanno fatto un grande risultato, perché la 9 in turno, secondo me sarà una delle squadre che farà più punti di tutti. La 9 come organico è una squadra straordinaria. Adesso hanno Secce a tempo pieno, hanno preso anche Ravasi, hanno preso Bonato. La 9, se si parte oggi, io la metto da prime tre. Nelle prime tre, sì. Dunque, andiamo a sentirci le interviste di Alessandro Patesi dopo Virtus 9. Un buonissimo primo tempo della sua squadra, mister, non è bastato per portare a casa la vittoria, probabilmente potevate avere un vantaggio più ampio dopo l'intervallo. Concordo, siamo anche stati fortunatissimi sulle varie situazioni. Abbiamo approcciato molto bene la gara, siamo partiti molto forte, abbiamo fatto delle cose importanti anche dal punto di vista della preparazione, insomma stavano venendo un po' le cose che avevamo visto durante la settimana, quindi avevamo incanalato bene la partita. Poi insomma è un peccato perché è una partita che potevamo portare a casa e non ci siamo riusciti e insomma dai, speriamo di andarci a riprendere domenica prossima, anche se insomma abbiamo giocato contro un avversario secondo me veramente di livello, una squadra che penso che facciano così come quella di domenica scorsa. Adesso voglio vedere anche le altre giocare contro di loro. Ecco mister, addirittura stava di punto dicendo avete approcciato bene la gara, siete passati in vantaggio solamente su un errore della 9, ma anche voi bravi andare a fare quella pressione alta e recuperare il pallone, perché se non l'aveste pressato in quella maniera non sareste riusciti a prendere la palla in occasione dell'1-0. Ecco, addirittura poi alla fine con Ravasi con la traversa avete rischiato di perdere. Beh insomma sarebbe stata un po' una beffa, cioè... Ricordo, cioè, credo che l'unica parata di Beltrame sia stata quella lì, non credo che l'avremmo meritata, così come non è neanche un caso che abbiamo fatto gol in quel modo, sono cose che, così come ho detto prima, sapevamo, cioè, volevamo indirizzarla in un certo modo la palla, così è stata, siamo andati a lavorare bene su questa palla coperta, abbiamo rubato una palla che volevamo rubare. Poi insomma siamo andati sopra, peccato per tanti episodi, che specialmente davvero il primo tempo è una partita che dovevi chiudere, poi il secondo tempo anche un po' a sfavore di vento, con queste pallacce lì buttate là, è diventato un po' difficile anche per i difensori, chiaramente il baricentro poi diventava difficile accorciare sempre sulle seconde. Però vabbè, l'interpretazione è stata di nuovo molto buona, quindi compatibilmente con tutto estremamente soddisfatto. Questa è la domanda che abbiamo fatto, stavamo parlando, ci eravamo infervorati in una discussione, che per fortuna che c'era il servizio che andava, no? Perché stavamo ancora parlando di mercato, di alcune operazioni che sono state fatte da società, quindi ci salviamo i corner e non svegliamo quello che stavamo dicendo dopo aver sentito le parole di Lucio Brando. Andiamo anche a vedere questo 0-0 tra Varallo Pombi e Santià. È 0-0 qui al comunale di Pombia tra Varallo Pombia e Santià, è mancato solo il gol. Andiamo con le azioni principali. Al minuto 10 Guarlotti va al tiro e Cerutti c'è distinto. Un minuto dopo Ravetto di testa e Accordino risponde in tuffo. Al 18esimo bella azione del Varallo Pombia con Pescalolo che calcia al volo, Cerutti si oppone. Passiamo poi al 44esimo, Blanda ancora al volo e Cerutti è bravo di piedi a salvare appunto il Santià. Il 45esimo ancora l'Attajack si gira, Cerruti di piedi si immola evitando così la capitolazione dei suoi. Passiamo nella ripresa, dopo un quarto d'ora Lazzarini calcia, Cerruti si salva smanacciando la sfera. Al 18esimo grossissima occasione per il Varallo Pombia, cross di Midali, testa di Blanda e Negrello fallisce appunto il vantaggio ticinese. Al 26esimo Freitas ispira l'Attajack, la palla finisce sull'esterno della rete e alla mezz'ora ancora l'Attajack in rovesciata, la palla finisce a lato di Po. Ecco, questa è l'ultima azione, il punteggio non cambia più, Varallo e Pombia 0, Santià 0. Non lo sai, non è... Comunque abbiamo visto Varallo Pombia e Santià, vi chiedo a tutte e due, il Varallo Pombia è a vostro pari, forse un punto avanti se ci rivediamo la classifica, comunque nella zona pienamente playoff, direi che è un punto avanti,
è la grande sorpresa della stagione, insieme, e non lo dico perché qua c'è Giancarlo Bollini, perché io sono d'accordo con lui, cioè il fatto che lo Stresa sia stata ripescata ai primi di agosto e dovesse fare la promozione è un dato oggettivo, e quindi se è settima in classifica in eccellenza può pensare ai playoff, insomma una delle rivelazioni del campionato è senza dubbio lo Stresa. Però tornando a Varallo e Pombia, può anche lei coltivare speranze playoff, Giancarlo e poi Alessio? Varallo Pombia alla fine 8-11 sono l'anno scorso, diciamo che loro hanno perso Vasoio, Asiedu e Vigano. Vigano l'hanno rimpiazzato, il centrale l'hanno rimpiazzato bene con Salice che giocava in eccellenza a Verbano, e hanno beccato il Jolly, si può per dire tra virgolette, Latta che sta facendo parecchi gol, probabilmente manca qualcosina lì davanti in mezzo. Io credo che Varallo Pombia sia come noi, nel senso che se gioca come squadra può coltivare sogni, se non gioca come squadra anche loro di valori assoluti hanno Lazzarini che insieme a Kerchi, parlavamo prima, è uno dei migliori giocatori in assoluto del campionato a livello di centrocampo, fanno fatica, cioè se gioca come squadra tutto è permesso, se no qualche valore manca, perché io penso che poi alla fine determinano sempre il singolo, nella partita che tu non giochi bene o che crei poco, il singolo alla fine che ti fa gol oppure che dietro non lo prendi, i campionati li vinci o li perdi se hai questi giocatori. Tra l'altro, come diceva giustamente Alessio, è la squadra che ha messo più in difficoltà, ad esempio la capolista Borgaro Varallo Pombia. Ma no, assolutamente, in campo suo, in casa, il Varallo Pombia è un'ottima squadra, io l'ho vista contro di noi, noi sicuramente non eravamo il Bavemo di adesso, ma erano organizzati. Assolutamente, certo se dovessi puntare su una squadra, su tutte e due le partite, secondo me lo Stresa, visto che abbiamo fatto questo raffronto, è un pelino più avanti come organizzazione. Guardando anche il fondo della classifica, no? Torniamo sulla classifica, poi ci vedremo Omegna Borgomanero, il Santià a quota 20, domenica c'è Omegna Santià, che è una partita, uno snodo cruciale, io credo, forse la partita più importante dico di quest'anno, ma addirittura forse anche degli ultimi anni per l'Omegna, mi spiego meglio, l'ho detto anche ieri in telecronaca, io credo che al di là delle ultime due, che poi vedremo quali saranno, Volpiano e speriamo ce ne vogliano a Livrea, però speriamo possa essere Livrea, però io credo che numeri alla mano anche la terzultima retrocederà, nel senso che a mio giudizio avrà più di della forbice dei 10 punti nei confronti della sest'ultima, perché se ce la rivediamo la classifica vediamo che sest'ultima in questo momento è la Greville che ha 21 punti, però la Greville è destinata a fare un girone di ritorno a ritmi spediti, Giancarlo si augura non da domenica prossima ma tra due domeniche, però insomma con gli acquisti che ha fatto con Mazzei, con Lopez è destinata a fare un altro campionato, la 9 sicuramente arriva oltre quota 45, l'Alpignano con Gatta ha rimesso le cose a posto, ieri è stata sconfitta un po' a sorpresa in casa dal Val d'Aosta, che però qualche giocatore buono ce l'ha, e quindi è davvero fondamentale questo Santiago Omegna di domenica prossima, Giancarlo e Alessio. Penso soprattutto per l'Omegna, e in questo momento qua purtroppo non servono neanche i pareggi. Devi cercare di avere la forza, la fortuna di beccare un filotto di due, almeno due vittorie che ti danno quel morale e poi da lì riprendere, però anche il pareggio adesso in quelle situazioni purtroppo non va bene. Anche perché poi la domenica successiva giocherà in casa e poi contro il Baveno, la quinta. Noi c'è Charvenso, poi abbiamo Omegna. E poi va a giocare contro Livrea. A Ivrea, quindi insomma un filotto di partite molto molto importanti. Sentiamoci le interviste e poi guardiamoci anche Omegna Borgomanero. Il Santià si conferma indirettamente un po' la vostra bestia nera in fondo. Sì, è già successo l'andata, abbiamo sbagliato il rigore e poi abbiamo pareggiato alla fine, mancava qualche minuto. Oggi credo che non abbia fatto una grandissima prestazione, ma nonostante questo abbiamo avuto parecchie occasioni, avessimo avuto un pochettino più di rabbia, un pochettino più di lucidità, sicuramente finiva in un altro modo, però fa parte del gioco anche giocare queste partite dove magari crei con poca lucidità, crei tanto e poi non concretizzi nulla, insomma.
Senti, forse non benissimo il primo tempo, non so se sei d'accordo con me, nella ripresa hai decisamente cambiato volto alla squadra all'inizio del secondo tempo, le cose sono cambiate, sono nate anche tante occasioni. Sì, sì, il primo tempo abbiamo commesso tantissimi errori tecnici, di passaggi, insomma, non riuscivamo a alzare il ritmo. E quindi ho deciso così di cambiare un pochettino l'assetto. Secondo tempo sicuramente è andata meglio, nelle giocate, è andata meglio nella costruzione di azioni da gol, però alla fine portiamo a casa un punto, forse, anzi sicuramente meritavamo di più, però va bene così, insomma. Sì, ecco, soprattutto nel secondo tempo sono state almeno un paio di occasioni che gridano vendetta. Sì, sì, ma mi ha sbagliato, no, il portiere è stato bravo, un paio di situazioni, una al primo tempo su Pescarolo ha fatto una grandissima parata e un paio di situazioni nel secondo tempo, però direi che tre gol ce li siamo proprio mangiati noi clamorosamente. Adesso domenica prossima c'è la Juve Domo, ti chiedo, in virtù anche della gara di andata con quel gol insomma famoso appunto di poi, le tue proteste eccetera, che tipo di partita ti aspetti, che tipo di partita sarà? Vabbè, quello che è successo l'andata ormai è passato, quindi non ci pensiamo più. Mi aspetto insomma, una partita contro una squadra che è attrezzata e partita sicuramente per vincere il campionato. Quindi sappiamo benissimo il valore che hanno in attacco in modo particolare, ma in mezzo al campo, dietro, insomma sono tutti giocatori di spessore e di categoria anche superiore. Quindi andremo su, ce la giocheremo e poi vedremo quello che succederà. Insomma. Devo fare solo i complimenti alla mia squadra perché ha cercato tutti i modi di far partita e di giocarsela. È un buon punto contro una buona squadra, perché la Pombiese è una buona squadra, la Pombia. Senta, lei è stato richiamato, insomma, la situazione a Santià non è facilissima, anche la classifica lo dice, avete una serie comunque di scontri diretti importanti, primo se non ricordo male domenica prossima, no? Proprio contro Lomegna, ecco, le chiedo appunto che tipo di situazione ovviamente ha trovato. Ma sicuramente dovevamo lavorare sulla parte atletica e l'abbiamo fatto molto bene. Adesso i carichi, stiamo cercando di assorbire i carichi, piano piano saranno molto più brillanti. La situazione era in questa maniera qua, stiamo cercando con le nostre risorse del Santià, di cercare di tirarci fuori dalla zona calda, quello è. Ecco, è naturalmente una squadra con dei giocatori importanti, oggi qualcuno forse di esperienza, non so se lei è d'accordo con la mia disamina, è forse un po' mancato. Beh, a rincorrere è sempre difficile, io non direi proprio mancato, sicuramente avevo chiesto una partita in questa maniera, l'hanno interpretata così, anche perché poi purtroppo la partita va a episodi, se facciamo gol subito con Bruniera magari la partita poi cambia, ti dico, noi ho tre partite che sto facendo, abbiamo preso un punto solo, se ne ha preso un punto solo, però secondo me due punticini in più potremmo averli. Ecco, in virtù di quello che abbiamo visto qui oggi a Pombia, insomma, questa è una squadra che a nostro avviso se può giocare veramente per la salvezza fino in fondo. Le dico, può essere un discorso anche importante questa classifica che soprattutto in basso è ancora molto corta? Ah, quello sicuramente, non è più come l'anno scorso che c'era una squadra che si è staccata e le altre facevano per il secondo posto, questo vuol dire che la classifica è corta sia in basso che in alto, perciò sicuramente ogni partita sicuramente è storia a sé, io sono andato a vederne qualcuna, questo mi dice, l'anno scorso c'era il Gozzano che ha fatto piazza pulita, perciò le altre squadre giocavano per il secondo posto, sicuramente un po' meno rudi erano, e invece quest'anno è molto equilibrato e allora sicuramente ogni partita fa storia a sé. No, gioco all'orizzonte. Dunque abbiamo parlato di Lomegna, a proposito degli orizzonti, non la nominiamo mai, secondo me è un ottimo allenatore che fa giocare bene le sue squadre, l'ho già letto, la Biogliese 2 anni fa non era la squadra più forte in promozione, ha vinto il campionato, è lì in piena corsa anche lei per i playoff? Sì, no, è un'ottima squadra, da portiere che fa sicuramente differenza, difensore, Camilli, metà campo, però secondo me per fare campionati proprio là davanti hai bisogno di una punta che non mi risulta che loro ce l'abbiano. Guarda l'altra telecamera, dovevamo puntarla su,
su Alessio, no, faceva così. No, è la verità, ragazzi, alla fine i numeri sono quelli per una squadra di calcio in qualunque categoria. Basta vedere la Juve le prime partite, non è più la Juve dell'anno scorso, non riesce a fare risultato, no, non segnava più. Alla prima occasione prendeva gol e non riuscivano più a segnare. Da quando hanno cominciato davanti a segnare, la Juve è tornata la Juve vera. È il solito discorso e non prende più gol. E adesso è uguale. L'Orizzonte domenica ci abbiamo giocato noi contro. Hanno fatto un'azione, un gol. E poi non sono mai arrivati. Noi l'abbiamo fatta 5-6 e non abbiamo comunque fatto gol. E com'è andata a finire la partita? Morta, annientati 0-0. Il solito discorso diceva il mister. Se non hai una punta davanti che ti garantisce determinati gol. La 9 prima abbiamo visto il servizio. Secondo me senza quel guizzo di Ravasi non avrebbe mai potuto pareggiare una partita, al girone d'andata non abbiamo pareggiato quella partita con la Virtus Verbania. Questa è la realtà del calcio, non lo dico io. Omegna Borgomanero 1-1, vediamo il servizio. Termina 1-1 il derby di liberazione tra Omegna e Borgomanero, un risultato che forse non serve alle due squadre, con l'Omegna che rimane invischiato nelle zone basse della classifica e la Borgomanero che vede scivolare sempre più lontano la zona playoff. In cronaca dopo 3 minuti, primo squillo di Amoruso, attento Fovanna sul suo palo. Sugli sviluppi della corner, colpo di testa di Castellazzi, ancora a Fovanna, protagonista al 19esimo, il Borgo trova il meritato vantaggio, tiro di Corio, respinta di Fovanna, tap-in vincente di Adami che trova appunto il gol del 1-0. Al 24esimo Castellazzi in contropiede si divora il gol dello 0-2 calciando addosso a Fovanna. Al 32esimo primo tiro dell'Omegna con un tiro cross di Cabrini che fa scorrere dei brividi alla difesa del Borgomanero. Al 33esimo Amoruso calcia a lato. Al 49esimo punizione di Corio che termina non distante dalla traversa dell'Omegna. Nel secondo tempo all'8esimo gran sinistro di Appetito, la palla va vicinissima all'incrocio dei pali, la migliore occasione dell'Omegna. Al 22esimo tiro di Cabrini, respinta corta di Di Pierri, Racis calcia incredibilmente alto ma era in posizione di offside. Al 27esimo cross di Castellazzi, incredibilmente in scivolata, non trova il più facile dei gol. Al 33esimo incursione di Amoruso, provvidenziale intervento di Fovanna che tiene a galla l'Omegna. Al 39esimo sembrano mettersi male le cose per i rossoneri con il doppio giallo a Cabrini, in realtà al 40esimo calcio di punizione di Romano, palla rimessa poi in mezzo per Maisto che trova il gol del definitivo 1-1. Abbiamo visto dunque le immagini, sentiamoci anche le parole sia di Rotolo che di Paladin, poi ultime domande per i nostri ospiti. Rammarico tanto domenica, rammarico oggi perché abbiamo preso gol negli ultimi minuti e dispiace perché ci sono sempre delle persone splendide che ci seguono e vengono a vederci e soltanto per loro oggi sarebbe stato bello portare a casa 3 punti. Abbiamo commesso un'ingenuità sul gol, sull'unica occasione che mi sembra abbiano creato loro e noi da parte nostra forse dovremmo diventare un attimino più concreti. Però io vedo la squadra a lavorare, vedo questi ragazzi, dopo tutto quello che è successo nella campagna acquisti, sono estremamente contento di quello che mi stanno dando. Guardi più chi sta davanti o chi sta dietro? Guardo il Borgomanero, non guardo la classifica, perché in questo momento dobbiamo pensare a migliorare, perché abbiamo fatto secondo me un ottimo primo tempo, secondo tempo abbiamo sbagliato qualcosina nel gestire la partita, quindi guardiamo a casa nostra, non guardiamo la classifica, ripeto, è un anno particolare perché ci sono tanti giovani, li sto alternando, stanno crescendo, stanno migliorando e quindi lavoriamo in quest'ottica qua. Io ho detto in telecronaca che forse da un certo punto di vista la squadra adesso è più la squadra di Giorgio Rotolo, no? Nel senso, io ti conosco come allenatore, so che in determinate situazioni, magari anche in situazioni difficili, riesci sempre a tirare fuori il meglio della squadra. Dopo le partenze eccellenti di giocatori di assoluta qualità, vi siete trovati in una situazione difficile e forse in questo momento tu puoi plasmare meglio la squadra, creare un senso di identità. Sì, è quello che ho detto prima. Io sono molto contento di questi ragazzi perché mi seguono, lavorano e io sono convinto che alcuni di questi hanno davvero delle potenzialità in prospettiva. Io penso che chiunque in questo girone, dal Borgaro che vincendo oggi penso abbia quasi messo una seria ipoteca sul campionato, giocatori come Boateng, come Corio, come Amoruso e senza dimenticare Lombardo, ha finito, sono giocatori che sono un lusso in tutte le altre squadre. In più
hanno capito la situazione, che non è stata legata a vicissitudini varie ma a situazioni particolari che non stiamo qua a spiegare, le spiegheremo magari più avanti, e si sono applicati e continuano ad applicarsi, e oggi è la seconda partita che Giovagnoli gioca titolare quando il girone d'andata ha praticamente toccato il campo pochissime volte. Chiaramente va a penalizzare magari un po' di più Piaia, però sono già 2,97 che stanno crescendo e si stanno confermando secondo me a buonissimi livelli. Matteo, ti chiedo quanto vale questo punto al di là della classifica, che resta assolutamente problematica anche alla luce della vittoria del Valle d'Aosta, però perdere la sesta partita consecutiva sarebbe stato forse un contraccolpo psicologico enorme per questa squadra. Vale tanto, perché i ragazzi, secondo me, innanzitutto fare i complimenti alla squadra di Giorgio. Borgomagnoli era la miglior squadra vista che ho visto io nelle mie 4 partite. Organizzata, con fisicità, si sapeva già che loro, si vede che fanno 4 allenamenti e che Giorgio è un grande mister, quindi facciamo complimenti a loro. E, per noi è tanta roba perché, ripeto, abbiamo giocato, dico, alla pari contro il Borgomanero, abbiamo secondo me meritato anche il pareggio per l'impegno che ha messo, i ragazzi sono andati sotto ma non hanno mai mollato, e quindi è stato per me un'iniezione di fiducia per tutti i ragazzi e per tutto il gruppo e per tutto l'ambiente. Chiedo questo, paradossalmente meglio in 10 contro 11 qui in 10 minuti, dove la squadra ha buttato il cuore oltre l'ostacolo, rispetto a un primo tempo in cui io ho detto in telecronaca con Donatello, con gli altri colleghi, in cui Romagna, che doveva giocare la partita della vita, sembrava un po' troppo remissiva, senza gli occhi iniettati di sangue. Ma quando è la situazione in cui stiamo vivendo, siamo tutti molto tesi, tutti purtroppo i ragazzi non sono tranquilli e alle volte sbagliano le giocate anche più semplici. E magari la troppa voglia di far bene poi ti compromette l'inizio della partita o i primi tempi. Invece, però, ho visto qualche geometria giusta, qualcosa, incominciano a vedere le cose che sto chiedendo ai ragazzi di andare all'esterno, per vie esterne, e diciamo che sono soddisfatto del punto. Domenica scorsa avevi lanciato un chiaro messaggio, soprattutto ai senatori o ai giocatori con più esperienza, no? Oggi Virga ha giocato un minuto, Soncini 15 minuti, è una bocciatura per loro, è un ulteriore messaggio per loro? No, non è assolutamente nessuna bocciatura. Soncini si è allenato poco in settimana, ha fatto mezzo allenamento, quindi non, quando ci sono altri giocatori che stesso livello di categoria che si allenano tra l'altra settimana, giustamente giocano loro. Poi Soncio aveva i 15 minuti nelle gambe, ha fatto i 15 minuti che aveva. Virga, gli ho parlato prima della partita, non c'è nessun problema, giocando a due ho Cabrini e Perini che hanno una dinamicità sicuramente maggiore di lui, e quindi ha accettato senza nessun problema l'esclusione. Chi si allena bene, chi merita di giocare, gioca. Purtroppo è così il calcio. Per salvarci dobbiamo allenarci, lavorare bene con intensità durante la settimana e poi vengono fuori queste partite qua. Dunque, ultima domanda a Giancarlo e Alessio. Oramai non manca tantissimo la fine, no? Perché mancano 2 mesi e mezzo. Allora chiedo a tutte e due cosa chiedete a questi 2 mesi e mezzo di campionato, Giancarlo e poi Alessio. No, io quello che chiedo è adesso di riprendere un po' in mano la situazione a livello di giocatori squalificati, così dopo il Greville, e di avere quella forza di fare dei punti, di giocare bene a calcio, anche perché non dobbiamo mai dimenticare che noi siamo stati scelti, io e i giocatori sono stati scelti dalla nostra società, e come tale credo che tu devi sempre dimostrare il massimo per chi ha avuto fiducia in te. Il deludere le persone è una cosa che a me non piace, quindi tutti dobbiamo capire questo. Alessio? Sì, è giusto, cioè, anch'io a livello personale sicuramente chiedo un po' di continuità, perché quest'anno sicuramente il mio campionato rispetto all'anno scorso, il giorno d'andata, è stato un pochino altalenante, diciamo così. E quindi chiedo un pochino di continuità, perché con Tosoni, il mio preparatore portieri, stiamo continuando a fare un ottimo lavoro, cominciato l'anno scorso, stiamo continuando a far bene, e quindi è giusto raccogliere anche i frutti di quello che uno sta facendo. A livello di squadra, anche lì, credo che la continuità sia la forza che ci potrà portare alla fine a raggiungere gli obiettivi, perché se riusciamo a vincere 2 partite, poi ne perdiamo una, difficilmente potremo raggiungere quello che ci siamo prefissati tutti, perché io sono sicuro che il Baveno possa fare bene anche nel girone di ritorno. Insomma, sarebbe bello davvero immaginare magari un doppio derby, 4 squadre nostre, Stresa, Baveno, Juve, Domo, Virtus, Verbania e playoff, sarebbe davvero il massimo. Ci auguriamo.
Assolutamente, io ringrazio Giancarlo Bondini, grazie Giancarlo. Grazie a te, buonasera a tutti. Grazie Alessio Chiavarini. Buonasera, grazie. Dilettanti per dire, torna lunedì prossimo alle 20.35.